Abbiamo una diretta con i premi Nobel, la consegna dei Nobel, e diciamo che oggi si presenta anche un nuovo fiore. E quanto è importante per Sanremo questa collaborazione con la Fondazione Nobel? Ma assolutamente per Sanremo è importante la collaborazione, per questa collaborazione storica che da anni stiamo portando avanti, quest'anno tutto anche con la Regione Liguria, si sta facendo un grande lavoro proprio per promuovere i fiori di Sanremo, ma non solo. Cioè, come ricordava, quest'anno c'era proprio dedicata una rosa ad Alfred Nobel, da un ibridatore locale, Antonio Marchese, che oggi proprio presenterà questa nuova creazione, questo per intensificare i rapporti e sicuramente anche per promuovere tutto il nostro territorio. Quali prospettive ci sono per rilanciare la villa, sapendo che ci sono comunque alcuni problemi? Ma io, insieme al Presidente Natta, credo che ormai siamo agli sgoccioli, perché dovrebbe essere pubblicato la manifestazione di interesse proprio per vedere chi è interessato a gestire la Villa Nobel. Dunque siamo veramente vicini a questo traguardo, che da 6 mesi stiamo lavorando come provincia.